Buongiorno, allora Energei è un'azienda che si occupa di gestione documentale, conservazione digitale a norma e fatturazione elettronica. Si occupa di questi argomenti circa dal 2005 ed è uno dei primi player italiani in questo settore. Aruba è un nostro fornitore da oltre 10 anni per i servizi di Certification Authority, quindi firme digitali, PEC e marche temporali. Abbiamo iniziato anche una collaborazione con Aruba circa 4 anni fa, quando abbiamo acquistato un servizio di disaster recovery, quindi abbiamo deciso di spostare il disaster recovery che avevamo in casa presso un'altra nostra sede geografica, presso il data center di Aruba ad Arezzo, e adesso è 4 anni che è attivo, utilizzando quindi anche un meccanismo basato su tecnologie VMware e Zerto. Lo scorso anno abbiamo avuto un fortissimo aumento di clienti e quindi di utenti di nostri applicativi e pertanto di conseguenza un'esigenza anche di avere risorse di infrastruttura hardware e di networking adeguate. Abbiamo quindi deciso di acquistare il servizio di private cloud di Aruba, che ci ha consentito quindi di avere una forte scalabilità e delle performance adeguate per rispondere a questo tipo di esigenze. Il servizio di private cloud ci ha anche consentito di avere un vantaggio economico senza dover quindi avere un impegno di acquisto di un hardware in un'unica soluzione, di avere un canone a rate mensili che ci consente di ammortizzare meglio, distribuire meglio anche il nostro investimento. Al fine di ottenere le certificazioni ISO sulla sicurezza, siamo obbligati a testare periodicamente il sito di Disaster Recovery e con un RTO molto basso di 5 minuti abbiamo una disponibilità dei dati immediata anche in caso di disastro. Per un addetto ai lavori è bella la sinergia che si è creata con il supporto del nostro partner, perché si ha la sensazione di avere dei colleghi IT semplicemente dislocati in un altro ufficio. Il passaggio della nostra infrastruttura in cloud ha sicuramente alzato il livello di qualità dei nostri servizi erogati per una maggiore disponibilità dei dati e per dei livelli di SLA sicuramente più alti.